Una passeggiata anti-racket da Piazza San Gaetano alla Chiesa della Pietrasanta nel cuore di Via dei Tribunali a Napoli per parlare con i negozianti e sentire i bisogni degli abitanti. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Marco Minicucci, Tano Grasso e la coordinatrice delle associazioni italiane anti-racket, Silvana Fucito, hanno incontrato i commercianti della zona per ricordare che le associazioni e le forze dell'ordine sono vicine al mondo produttivo legale e ribadito il messaggio contro il pizzo. Ad accompagnare il comandante e le associazioni anti-racket c'era anche la fanfara del 10° Battaglione Campania, che al termine della passeggiata ha suonato alcuni brani della tradizione musicale napoletana e italiana alla presenza del prefetto di Napoli, Andrea De Martino, e di molti cittadini e turisti. Questa è la prima piazza deracchettizzata del centro storico di Napoli, ha spiegato Tano Grasso davanti alla Chiesa della Pietrasanta. La rivalutazione di una zona passa anche attraverso il tessuto economico e civile. Qui i commercianti si sono esposti per dire no al pizzo e oggi vogliamo ribadire il messaggio con forza.